L'Isola dei Famosi continua a creare polemiche. L'Isola dei Famosi rischia di chiudere i battenti prima del tempo? Magnolia e Mediaset sembra stiano prendendo una decisione. Brutte notizie in arrivo per la conduttrice Mediaset cancelletto Alessia Marcuzzi. In questi ultimi giorni Mediaset e la società di produzione Magnolia stanno decidendo se chiudere o meno questa edizione dell'Isola dei Famosi in cui il caso Cannagate sta suscitando enormi polemiche. La società di produzione vorrebbe anticipare la chiusura del programma, anche se la puntata di martedì scorso è stata seguita da 4,4 milioni di spettatori e oltre il 24% di share, superando tutta la programmazione Rai. Benché non ci sia ancora nulla di ufficiale, Magnolia e Mediaset pare stiano combattendo una guerra privata, come suggerito da Massimiliano Caroletti, marito di Eva Enger, nel salotto settimanale di Barbara D'Urso, pomeriggio 5. La presenza di Eva Enger all'Isola dei Famosi è stata fortemente voluta da Canale 5, mentre la Magnolia fin da subito avrebbe osteggiato la partenza dell'attrice ungherese. Sembrerebbe che proprio alcuni esponenti della società di produzione abbiano spinto l'ex attrice a luci rosse a denunciare in diretta l'uso di marijuana da parte di Francesco Monte. Il TG satirico Cancelletto Striscia la notizia ha mostrato diversi filmati, video e audio fuori onda che dimostrerebbero la buona fede di Eva Enger e la precisa volontà di altri soggetti di sminuire le sue parole, screditandola. La stessa attrice ungherese non sta vivendo un periodo sereno in quanto a causa delle sue affermazioni, lei e sua figlia Mercedes, già naufraga nell'edizione del 2016, hanno subito minacce di morte sui profili social. Nuovi naufraghi in arrivo in Honduras. Franco Terlizzi molto probabilmente nella prossima puntata del reality show, se le accuse mosse da Gray Warbeck trovassero conferma, sarà espulso dal programma. Graig ha rivelato che Franco, rivolgendosi a lui durante un diverbio abbia esclamato, "Sei gay? Che schifo, video. Sicuramente se ciò venisse confermato la produzione non perdonerà Franco Terlizzi eliminandolo alla gara. Intanto in Honduras, dopo il ritiro di Francesco Monte, Chiara Nasti e Graig Warbeck, potrebbero sbarcare due nuovi partecipanti. Rumor attendibili affermano che si tratti del pallavolista Luigi Mastrangelo e della spagnola Aida Nizar. Soltanto nella puntata che andrà in onda martedì 26 febbraio si avrà la conferma. Intanto i naufraghi stanno vivendo momenti di tensione anche all'interno del reality e Nino, Gaspare, avrebbe accusato pesantemente Elena a causa dell'uso eccessivo che la ragazza avrebbe fatto del bagnoschiuma.